In migliaia hanno reso omaggio nell'ultimo viaggio a Michele Scorrano, storico capitano del Campobasso. L'immensa folla presente alle esequie testimonia l'affetto di un'intera collettività per un'icona del calcio cittadino. Partito da Oruri 57 anni fa, Scorrano era riuscito a scalare la vita grazie alla sua tenacia e all'onestà che ne distinguevano un carattere forte, a volte rude, ma sempre leale. Gli ex compagni di squadra del Campobasso di Molinari sono rimasti accanto al feretro per tutta la durata della funzione, increduli per un destino beffardo, toccato in sorte all'uomo più rappresentativo. Da Dirisio a Parpiglia, da Progna a Ciarlantini, passando per Tacchi, Pivotto, Trevisan, Pasciullo ed ancora Mancini, D'Ottavio, Canzanese, Maragliulo, Golotti, Anzivino, Maestripieri e Di Vicoli. Il tempo, che trascorre sui volti segnandoli per sempre, rende molti di loro irriconoscibili. Carmelo Parpiglia, dall'altare, con la voce rotta dal pianto, rivolge un ultimo saluto all'amico di sempre. Io sono molto emozionato. Per noi Michele è stato un punto di riferimento, per un fratello maggiore. E niente, stamattina tua figlia mi diceva: Carmelo, ma noi come faremo senza di lui? E poi mi sussurrava, diceva: probabilmente domani lo dimenticheranno tutti. Luisa, come faccio a dimenticare? Il mio esordio e Michele mi gridava: dai Carmelo, non mollare, io sto qua. Come si fa a dimenticare? I tifosi come fanno a dimenticare? La sua passione, il suo entusiasmo, il suo altruismo. Cioè, lui non era uno dei capitani, lui era il capitano. Non possiamo mai dimenticarlo. La città non potrà mai dimenticarlo, perché la sua passione era viscerale, il suo attaccamento era una cosa straordinaria. E lo voglio salutare con un ricordo bellissimo. Il suo esordio in Serie B. Doveva marcare Giordano. E reggevano sugli occhi la fierezza, l'orgoglio del ragazzo di Oruri che dopo tanti sacrifici e lotte confrontava con il campione. Ciao Michele, ciao capitano. Quindi Angelo Trevisan, visibilmente commosso, che ricorda l'accoglienza di Scorrano per il suo arrivo in Molise all'età di 21 anni. Era questo brutto lutto che voi avete avuto, questa disgrazia in mare, ho ricordato che Michele, lui era fortemente. Cioè, questa è una cosa che voi dovete pensare sempre, questo, e questo vi dà la forza per continuare, perché la vita purtroppo continua, Gesù così ha voluto. E io ho voluto salutare Michele, è stato il primo che mi ha salutato, e io gli auguro, come mi ha accolto lui, mi ha accolto qui a Campobasso, e magari spero tra tanto tempo mi accoglierà anche in paradiso, magari fra 30 anni. Grazie mille. Tra la folla, oltre a istituzioni politiche e sportive, i tifosi del Campobasso, che riconoscono in Michele Scorrano l'emblema di un calcio che non c'è più. Molti hanno ammirato le imprese sportive del capitano rossoblù, altri ne hanno apprezzato le gesta dalla narrazione dei padri. Per i campobassani il calcio non è un fenomeno sportivo ma sociale, e con Scorrano va via un pezzo di storia calcistica rossoblù, destinata forse a non essere mai più rivissuta. Sulla bara, portata a spalla dagli ex compagni, molte sciarpe del Campobasso, ad accompagnare Michele nell'ultimo viaggio. Lo stadio di Selvapiana porterà il suo nome, sperando che il suo spirito pervada chi dovrà indossare la maglia rossoblù nei giorni a venire.